Mentre la ASL ha formato una task force di tecnici agenti della polizia postale per limitare i danni dopo l'attacco hacker, il sistema di fatto è ancora bloccato. Filtra la notizia che questa mattina sarebbero arrivati in ospedale un numero consistente di tecnici per tentare di sbloccare e riavviare i PC. La ASL ha assicurato che si stanno mettendo in campo dei modelli organizzativi alternativi per garantire i servizi sanitari, ma i disagi ci sono stati e come ci sono, anche perché il modello sembra la vecchia carta e penna. Persone che hanno necessità di riprendere esami fatti, ad esempio delle difficoltà si sono avute con referti di dermatologia, ma anche in pronto soccorso, dove tutto è telematico. C'è anche chi doveva essere dimesso dal ricovero, dicono alcuni, e si è rimandata l'uscita per questo problema, fatto accaduto nei giorni scorsi. Insomma, se per medici e operatori è pure caos, l'utenza vive tanti disagi. Non si riescono ancora a prenotare visite con il CUP perché è tutto bloccato. Alcuni utenti incontrati fuori dall'ospedale spiegano che anche per le prestazioni di pronto soccorso gli operatori stanno prendendo tutti a mano. Altri stavano ritirando i referti, ma quelli precedenti all'attacco. Ad alcuni è stato detto che il referto richiesto, che sarebbe dovuto essere pronto da circa 10 giorni, ancora non era pronto. Per chi invece aveva già pagato le visite, tutto regolare, le visite sono state fatte normalmente. Fatto sta che un po' di malumore c'è attorno a questa vicenda. Alcuni utenti a telecamera spenta dicono che c'è molta confusione, anche per le analisi. Ai malati oncologici si starebbe facendo soltanto l'emocromo. A lei che cosa è successo al pronto soccorso stamattina? È ricoverata mia moglie, però dovevano prendere tutti i dati a mano, così senza internet. Metto che non c'avevano internet, mo che ne so che è successo. Prendo data fisioterapia io per bambini. A mano, mi ha fatto a mano, signore. Perché io avevo fatto già il ticket. Aveva già pagato, quindi sì, la visita l'ha fatta. Sì, sì. Signora, lei che cosa doveva fare in ospedale? Una risonanza magnetica. Ha potuto fare tutto? Dicono che insomma sì, il sistema è ancora in tilt, ma lei no, com'è la situazione? Ho fatto tutto perché avevo sistemato già tutto il pagamento, tutta la prenotazione. Quindi per queste cose si funziona? Sì, funziona. Signora, lei che cosa deve fare in ospedale e soprattutto che cosa non riesce a fare? E c'ho delle allergie, devo prendere gli appuntamenti per fare le analisi, ma purtroppo è una settimana che non funziona, quindi non so come fare.